Cosa devo scrivere? Una parola nel tuo dialetto? Pairot! Dai! Vi ricordate di Eloisa? Oggi ho deciso di ospitare Eloisa nel mio studio. Eloisa è una lettering designer, giusto? Giustissimo. Anche detta calligrafa. E il video che abbiamo preparato per voi oggi, che non è preparato in realtà, sarà tutto un po' così live action, sarà un video dedicato appunto alla calligrafia. In particolare io mi sono preparata un po' di penne da far vedere Eloisa. Le racconterò qualcosa sugli stili calligrafici legati a queste penne che mi farà vedere. E poi mi rimprovererà tantissimo perché proverò a fare un po' di calligrafia con lei, che lo sa fare a differenza mia. Sarà sgridata. Quindi da che cosa cominciamo? Io vorrei cominciare da Ale. Questa è una penna che volevo mostrarti, io l'ho presa qualche tempo fa, è una penna stilografica, tra l'altro scusate le mie mani lerce, è colpa di Eloisa che è venuta portando una boccia di inchiostro rotta, ringraziamola moltissimo. Ti lascio a te il fascino dell'unboxing, tra l'altro guarda che bella questa scatola così. È stupenda, per quello l'ho presa, perché già la scatola mi attirava un sacco. Speriamo che anche il contenuto sia altrettanto valido. Ti piace il colore? Bellissimo. Dovete sapere che Eloisa è anche un interior designer, nonché una qualcos'altro designer. Ho le mie fissazioni. Esatto. Di estetica. All'estetica è molto bella questa penna. Ok. Vediamo se supererà il test anche di penna. Com'è l'impugnatura, il peso? È pesante, però è molto bilanciata, cioè sta molto solida. L'impugnatura mi sembra comoda. Si impugna così una penna, mi raccomando, non così, non così. Aspetta, fammi provare come la impugnerei io. Allora, io la impugnerei istintivamente così. Però realmente quando scrivo così, con anche, guarda, questa flessione antiestetica del pollice che fa questa curva brutta. Diciamo che una buona parte di percentuale in calligrafia è data dall'impugnatura. Ok. La penna va impugnata con queste due dita, deve essere. Sì, ma adesso dillo come se non fosse un rimprovero. Certo che è un rimprovero. Rimprovero numero uno. Come Frank come... va bene. Non bisogna impugnarla, no. Ok. Perché se tu dovessi scrivere questa pagina intera con la tua impugnatura così, sei tutta in tensione, tieni in tensione tutta la mano. In più non riusciresti a vedere, cioè dovresti proprio stare così per vedere. È meglio tenerla nel modo corretto. Allora mettiamo la cartuccia. Cartuccia messa. Ok, boom, è tutta tua. Vediamo se inizia a scrivere. Ora ci vorrà un po'. Iniziato a scrivere. Ci è voluto pochissimo. Reazione della penna top. Sembra una buona penna. Sì, finora sembra una buona penna. Questa penna ha un tratto monolineare, ovvero non è soggetta a pressioni. Se io premo ha lo stesso tratto che se io non premo. Il tratto è fluido e uniforme, mi viene da dire. Va sempre meglio questa penna. Assurdo, proprio. Ma stiamo iniziando già con le penne top tier. Le prossime saranno una cagata. Però faremo la classifica. Perfetto. Con questa penna si farà una scrittura monolineare. Vuoi che provi io per prima? Prova tu. Facciamo subito un tutorial di come si fa il monolinea. Si impugna la penna così. Esatto. Questa è l'impugnatura corretta. E si scrive il proprio nome. Va bene. Va bene. E questo è come ci hanno insegnato a farlo alle scuole elementari, esatto, no? Esatto, la tua maestra è stata brava a fartelo assimilare. Perché questa F non la vedevo da molti anni. Non dico quanti, però da molti anni, perfetto. Stai dicendo che sei vecchia, Luisa? Io. Qual è il problema di quello che ho fatto? Bisogna innanzitutto distinguere la calligrafia dal lettering dalla scrittura quotidiana. Questo è l'alfabeto che ti insegnano alle elementari per poi farlo diventare la tua scrittura quotidiana. Non arriva dalle scritture storiche, non ci sono veri fondamenti in questa scrittura. Quello che di solito si fa con le scritture monolineari è prendere la base dell'italico, che è una delle scritture fondamentali nata in Italia, e fare soltanto il suo scheletro. La prima cosa che voglio dire, già dal primo tratto sembrava che tu sapessi cosa stessi facendo. Com'è possibile? Questa penna mi ha dato molta sicurezza. Sì, non dici che tutti gli anni di studi alle spalle, no? No. Perché qui no? Perché secondo me non ci hai creduto abbastanza in questa penna. Ok, quindi posso riprovare a farlo come l'hai fatto tu. Sì, con molta sicurezza. Va bene. È uguale, è sembra tutto tipo, merito della penna. Sembra tipo Adidas Aridas. No. Sì. Quindi questa penna, voto da 1 a 10. Da 1 a 10 io direi 8 per lasciare del margine. Quanti? Nel caso ce ne fossero di migliori. E infatti io proprio a tal proposito volevo farti vedere un'altra penna della stessa marca che ho comprato. Stavolta non è una penna ma è un portamine. Questo è un portamine di questo stesso brand. Pagato, preciso, 20 euro. Le aspettative sono alte, giusto? Beh, direi. Allora, molto più leggera di questo dobbiamo dire. E quindi male. No, non è male. Ha la sua solidità.
Ti piace? L'impugnatura è un pochino scomoda perché è un po' grande. A differenza di questa che era grande sopra ma si restringeva l'impugnatura, qui invece rimane tutta larga, tranne qui sotto, ma non è che posso tenerla qui, se no non vedo niente. Posso dire adesso io una considerazione personale su questa penna? Ma 20 euro? 20 euro sto coso? Questo qui non è resina, è plastica. Vedi questa, dici vabbè, questa uguale qualità. Poi guardi questa e dici ma che è sta cacata? Sembra bella, ma in realtà fa vomitare. Cioè, condividi? Beh, per 20 euro c'è di meglio, devo dire. Con 20 euro un qualsiasi portamine te lo compri di metallo. Oh, a forma di matita. Ma è tuo? Ma è bellissimo! A forma di matita. Bella, ma è stupendo! È un capolavoro, guarda. No, vabbè, posso? Non ci sta più mettendo dei limpi. Andiamo avanti perché vedo altre cosine belle. Scegliamo questo. Ok. È trasparente. Sì. C'è anche una pipettina. Sì. Non è carinissima. È una penna molto molto carina secondo me. Trasparente. Larga. È carinissima. Vero? E anche la lente di ingrandimento sopra. Che poi ti fa vedere la punta. L'unica cosa è che adesso io però mi appello alla tua infinita conoscenza, perché anche qui non c'è l'inchiostro e dovrei mettercene uno. Cosa mi consigli di metterci? Io ho degli inchiostri neri e colorati. Ma ce li hai per le stilografiche? Sono inchiostri. Ne hai tu uno? Posso metterci il tuo? Va bene. Cosa cambia tra l'inchiostro per le stilografiche e non? L'inchiostro per le stilografiche è un inchiostro che non ha molte pretese, nel senso che se si usa lo stesso inchiostro con dei pennini in cui devi fare proprio dei fini, quei fini non vengono, cioè i tratti fini vengono più larghi, però per le stilografiche non è un problema perché non devono fare quei tratti. Wow! Guardala, è troppo bella! Questa penna molto carina, però non è molto reattiva. Diciamo che l'altra per ora sta ancora vincendo. Sì, allora sono due penne. Arriva. Che figo. Questa è sempre monolinea. Ok, quindi perché la pressione non c'è. Quindi stilografica monolinea. Esattamente come le penne sfera, però perfetto. È a stilografica. Scriviamo qualcos'altro. Tu di dove sei? Di Como. Scrivi una parola tipica tua. Como con la O chiusa. No. Allora scrivi un insulto tipico delle mie zone. Catino. Catino? Catino. Che è letteralmente il catino, Beh, fa anche un po' ridere, non è che è proprio un insulto. Diciamo che questa penna, quando non scrivi per un po', non scrive subito. Con monolinea mi sembra un po' poco monolinea. Non rilascia in modo omogeneo. Sì, mi fa un po' schifo se posso. Diciamo che è più bella che performante. È carina da guardare. Ha anche dei punti perché ha la pipettina. Vero, quindi bocciata. Bocciata, direi voto 4. Adesso arrivano le penne, quelle brutte proprio. Sei pronta? Ma anche perché, giusto, questo video è dedicato praticamente al monolinea. Questo video Corretto. È al monolinea, okay. Alle penne più moderne. Tu nel frattempo hai aperto questa penna. Questa penna che... Cos'è? Perché? Allora, devi capire che questa penna io l'ho presa da un Kickstarter. E devi sapere che i Kickstarter spesso sono così, cioè ti presentano una roba con un video molto bello, poi dopo tu la compri. Non dico che è sempre così, ma spesso è una gran cacata. Nel senso, il fulcro di Kickstarter è: questa roba non è mai stata prodotta, ci pensiamo noi. Ma molto spesso non viene posta la domanda alla base, che è: Perché non è mai stata prodotta? Forse perché non se ne sentiva la necessità. Ora, io ho comprato questa penna che fa una serie di cose, ha questi due bulloni. Tu sviti avviti, ma a parte questo non ha nessun'altra peculiarità se non quella di essere un po' ruvida e piacevole da toccare. Inoltre io ho pensato, perché i bulloni, perché tu puoi prenderli, impugni il bullone, a questo punto tu puoi regolare la tua distanza di scrittura allungando o accorciando il bullone. No. Assolutamente no. Certificato di originalità. Così. Mettiamola alla prova quindi sull'aspetto. Ora però scrivi una cosa nel tuo dialetto, dai. Scrivo come mi chiamava mia nonna. Mi chiamava Nanin. Ma devo dire che è una penna sfera, scrive bene, molto scorrevole. Questi due cosi verranno tolti nel giro di 30 secondi immediatamente. Credo che l'80% del costo di questa penna sia data da questi due cosi inutili. Allora, direi che comunque è una penna che funziona, meno male. È bella da vedere perché comunque... E l'altro dubbio che però mi viene a questo punto è: ma se uno volesse sostituire la cartuccia, svita dietro? Se Q continui a svitare, cosa succederà? Una mega vite.
Ah sì, cartuccia okay. Classica. Beh dai, anche questo dettaglio qui non è male. Ah, è gradevole. No, è fatta bene di estetica. Diciamo che non c'è molto altro da dire. No, è una penna costosa e bellina. Sconsigliata okay. Se vuoi. Però devi provare. Ah, devo provarla. La sto odiando. È una delle penne che mi sta piacendo di meno. È un'escalation in negativo questo video. Sempre più brutte. Restano poche cose che devo farti vedere. Ce ne sono giusto un paio. Questa. Questa. Questa qua è una penna estremamente semplice. Strana. Si svita ed esce la penna. Come pugnatura è troppo leggera. Tende ad andare su. Un altro insulto dei miei posti, vediamo se lo riesco a trovare. Oppure come si dice quando si salta a scuola, che ogni posto ha i suoi vero, termini diversi. Vero. Io dicevo bigiare. Io dicevo chiodo. Scrivi fare chiodo. Tra l'altro mi piace come ti ho proprio dato l'ordine. Scrivi fare chiodo. Esegui subito perché ho avuto paura. Faccio un'anticipazione di quello che penso che tu voglia dire di questa penna. Fa schifo. Ho visto una E fare una curva strana. Non è gestibile. Non è gestibile perché è troppo leggera, è troppo piccolina e va un po' dove vuole lei. Cioè o scrivi veramente veloce. Però questa non è calligrafia. No, questa è la grafia. Come sì, sì, grafia. Come se tu stessi scrivendo degli appunti a lezione velocemente, allora tu fai così, anche se viene male, fa niente, non la devi controllare. Però se tu devi scrivere piano e devi avere il controllo di quello che stai facendo, non è la penna giusta. Qui c'è un tremolio, qui è così, anche prova. Vai bigiare quindi. Pensavi peggio. Mi fai vedere come lo scriveresti tu? La cosa molto diversa è una parte della B. Però guarda che è uguale. Brava comunque, complimenti. Hai bigiato spesso tu a scuola? Non ho mai bigiato. Mai. Non ho mai bigiato. Vita mia. Guarda con che. Io non ho mai bigiato. No, mai. Giuro, perché io non ero una secchiona. Però non ce la facevo, perché io non riesco a mentire. Se mento mi riempio di macchie. Io una volta, una sola volta, senza il consenso dei genitori, sono stata tutto il giorno preoccupata che mi scoprissero. Un incubo. Alla volta dopo ho proprio detto: oggi non posso andare a scuola, non ho studiato. E mi hanno detto: stai a casa. Cioè era così facile. Invece io volevo farlo contro il volere dei genitori per sapere cosa si provasse, no? Quindi archiviamo e passiamo all'ultima penna che io voglio mostrarti, poi ce ne saranno delle altre che forse sì, mi mostrerai questa tu. Che cos'è? Fa parte di questa sì, penna? Sì, fa parte di questa penna. Questa è l'ultima penna che volevo mostrarti, appunto. Tu la conoscerai già. È una penna, credo, per il monolinea. Tu l'hai usata? Non l'ho mai usata. Come? Ma io sta penna l'ho presa apposta per te, perché avevo visto dei video online di calligrafia o di lettering o quello che è, ho proprio detto: vabbè, Luisa adesso arriva, mi farà vedere questa penna come si usa. No, perché io di monolinea non è che ne faccio tanto, io faccio più stili storici con i pennini okay. E tutte le altre penne pazze che saranno nel prossimo video. Vedo che c'è un piccolo serbatoio dove immagino andrà messo l'inchiostro. Sì. Poi uscirà da qui sotto, che è come... Secondo me è proprio un tubino. Allora aspetta, per questo video abbiamo bisogno di un inchiostro specifico. Lo vado a rubare a Riccardo. Ma vedo dell'iridescenza. Sì, usa l'inchiostro magico. No, aspetta, ma come lo mettiamo dentro? Io non lo so. Con la pipettina? Vai. Che hai fatto? Che hai fatto? Una gocciona. Guarda. Attenta. Ma bisogna farlo veloce. Oh no. Il foglio sta assorbendo tutto l'inchiostro. Forse non era proprio fatta appostissima. Questo inchiostro fa schifo. Mi sembrava tanto bello. Guarda, ha lasciato delle strisce brillanti. È carichissimo. È strabello perché viene questa palla di inchiostro. Cioè, però il risultato è veramente imbarazzante. Sandracca? Parlaci un po' di questa cosa. Da quando sei arrivata non hai fatto altro che dire: Sandracca gomma arabica. Gomma arabica Sandracca. Sandracca gomma arabica Sandracca. Volete Sandracca? Sandracca? Faccela vedere sta gomma arabica. Vieni, non si può inclinare questa cosa. La comodità di questa penna è che non puoi tenerla in nessun modo una volta che l'hai caricata. Gomma arabica o Sandracca? Queste due cose servono nel caso ci sia questo problema specifico dell'inchiostro che spande sulla carta. O si addensa un po' l'inchiostro con la gomma arabica, oppure si prova a mettere della sandracca in polvere sul foglio, che ti fa uno stratino anti assorbimento dell'inchiostro. Ah, quindi proprio così, la polvere. Allora sandracca è stata la migliore opzione. Proviamo adesso. Secondo me questo inchiostro è troppo potente. Vai. No, non si può. Ma facciamo una prova, giusto per curiosità, perché magari gli scettici, ovviamente non sto parlando di me, parlo di quelli che guardando il video saranno scettici, potrebbero dire: ma questo foglio è così sottile, magari non può tenere tutto questo inchiostro. Prendiamo un fogliaccio qualsiasi, tipo là. Qui tiene. Ma allora questi scettici avevano ragione. Proviamo ad andare avanti un po'.
Io non vorrei dire. Guarda poi questo spessorino in camera, che bello è. No, nel frattempo scusate, io vorrei anche far notare questa cosa. Carta suggerita da me, carta di Eloisa. Però comunque voglio dire, possiamo adesso si sta un pochino rovinando. Vedi, c'ha tutte le lineette. Cosa devo scrivere? Una parola nel tuo dialetto? Vai, rotto. Scrivi Ocio. Ocio è tipico delle mie zone. L'ocio barellone. Cos'è ocio barellone? È un po' caghe. Un po' barellone è un po' lunga come parola. Beh, allora scrivi solo barellone. Ma incredibile, capisco perché la seguite, perché è troppo simpatica. Ma perché? Ma che vuol dire? Ma che è? Ocio? Avevo letto Oau. Ci siamo soffermati molto su questa penna conclusiva. Che ne pensi? No, se la carta regge effettivamente... mi sembra soddisfacente. Però effettivamente è difficile trovare una carta che regga così tanto inchiostro. Va bene, diciamo che questa penna ha il suo perché. Bella, Bella, magari non con l'inchiostro di Riccardo. Magari non ci vivrei. Che si fa adesso con questa? Allora, adesso sto monolinea. Visto che abbiamo capito che con le mie penne non si può fa. Con le tue, allora, come lo faresti? Io ho portato una penna di vetro. Bella. Sai che ho un aneddoto su questa penna. Io da piccola ero un'appassionata di penne. Mi piacevano tantissimo fin da piccola. Una volta sulla vetrina di un negozio ne ho vista una così. Costava 25 euro. Ho fatto due scatole così a mio padre per comprarmela. Ma tipo per mesi, rimasta sempre lì su quella vetrina così. Me l'ha comprata il giorno stesso. Sono arrivata a casa, l'ho aperta, l'ho rotta. Non l'ho neanche provata. Questa non la provi. La userai tu. Questa penna, l'inchiostro viene intrappolato da queste, sono degli scalinetti che fanno da serbatoio, quindi l'inchiostro rimane qui e man mano che scrivete l'inchiostro scende. Cioè non è che sono penne performanti, sono più penne estetiche. Intingiamo. Intingi, vai. Quindi l'inchiostro è rimasto tutto sulla punta. Scriviamo. Vai. Bella! Adesso puoi provare senza rompermela, per favore. Allora scriverò acquaio. Come si fa la Q? No, questa è una G. Oh no! Acquaio! Non importa, andiamo avanti. Acquaio! Perfetto. Questa è la penna di vetro. Beh, io la metterei in top 3 comunque questa penna. E dopo dobbiamo fare una bella classifica. Hai un'ultima penna da mostrare? Un'ultima penna, okay. Che in realtà non è una penna ma un pennino. È un pennino. Facci vedere che queste qui sono quelle vere. Per fare la calligrafia vera, non come noi. Non come me, volevo dire. È okay. Un pennino montato su, questa si chiama cannuccia. E tu puoi montare i pennini che vuoi in base a quello che devi fare. Ma la domanda è: il fatto che sia in tinta con le tue unghie è voluto? No. Allora, questo pennino. Questo pennino ha la punta pallino. Non subisce le pressioni, semplicemente segue la forma del pallino e quindi farà una linea. Quindi questa è una roba seria. Se vuoi fare monolinea, sei un calligrafo, lo fai così. Sì, poi ovviamente per comodità uno lo può fare con le penne, con i pennarellini. Se no, li fai con questi. Questi sono molto divertenti anche perché puoi cambiare i tipi di inchiostri o così. Intingiamo. Però intingiamo anche il pennellino. Se tu intingi e basta, il pennino si riempie e appena lo appoggi ti farà una goccione. Invece così regoli quanto inchiostro metterne. Di solito poi si scarica comunque su un foglio, si fa prima una riga su un altro foglio e poi si scrive. No, vabbè, ma che sogno! Ovviamente non dura tantissimo l'inchiostro perché se ne sta mettendo tanto. Posso provare? Cosa vuoi che ti scriva, Eloisa? Lettera E. Mi ha scritto Frafrog tutto il tempo. Giusto. Cambiamo foglio. Questo non l'abbiamo fatto vedere, ma sotto avevamo una rigatura. Ah, ecco com'è che si andava così dritti. Si chiama falsa riga e si tiene sotto ai fogli. Bello, così puoi fingere di saper scrivere dritto, quando in realtà è tutto merito delle righe che tieni sotto. Ma la bravura dei calligrafi non è tanto nello scrivere dritto. Quanto nel... quanto scrivere bene. Allora, lettera E, studio. Poi la E deve essere maiuscola, ma io l'ho già visto il tuo logo tante volte, quindi lo farò come lo fai tu. Un 3, perfetto. È esattamente la mia E questa. Questa penna è già scarica però, guarda, la puccio nel 3. Questa è la mia E. Questa. Vabbè, scusa, guarda, questa. Che guarda, guarda, uguale. Uguale. Ma la bravura di un calligrafo non è nel farlo dal dritto, quanto farlo bene. Quindi, realmente... tu ti stai riprendendo l'inchiostro da... Sì. Anche le foglioline.
Beh, dai, è carino scrivere con questo, no? È molto piacevole. A parte questa cosa che l'inchiostro finisce subito, poi devo ripucciarlo nella restante parte di scritta per scrivere. Ma a parte questo, è carino. È carino. Io dico un trucco per tutti: se scrivete in corsivo, le T sono le lettere con le ascendenti, quindi quelle aste che vanno in alto, più basse di tutti, quindi non saranno mai alte come le L, come le D. Le T sono leggermente più alte delle lettere basse. Dovrebbero arrivare massimo qua. È sproporzionata. Più bassa avrebbe più proporzione, okay. Quindi è così. E anche le E maiuscole sono leggermente più basse delle lettere alte, perché se no, se la dovessi fare più alta in proporzione diventerebbe gigantesca, mm-hmm. Quindi si fa più piccola. E invece i tre come... Questo non è, doveva essere una E, invece ha fatto un tre. Direi che è arrivato il momento di stilare una classifica delle penne che abbiamo visto in questo video, considerando che abbiamo, oltre alle penne di Eloisa, che ovviamente servono un po' a fare numero, a riempire i gradini più bassi di questa classifica, ordine di apparizione, ordine di piacevolezza. Piacevolezza. Allora, io comincerei col fare così. Per cominciare. Facciamo un passaggio per ognuno. Io farei anche così. Ok. Allora, io faccio così. Che però il tuo portamine è davvero figo. Davvero? Beh, giusto. Forse farei anche così. Secondo me questa non l'abbiamo provata con l'inchiostro giusto sulla carta giusta, perché secondo me regala un sacco di soddisfazione, più di questa. Damogli un voto potenziale. Dai, con un chiostro migliore e carta migliore, secondo me questa dovrebbe stare al terzo posto. Ok, soddisfatta di questa classifica? Io sono soddisfatta, questa. L'avresti messa in cima? No, ma è super piacevole, non lo so. Questa è molto carina da usare. Metto qua. No, forse sì. Di cioè noi. Questa è più per tutti, no? Poi dura di più, non hai sbatto dell'inchiostro. Definitiva, l'accendiamo. Sì. Accendiamo. Bene, detto questo, Eloisa, oggi abbiamo parlato soltanto del monolinea, che è uno stile calligrafico molto moderno, che deriva però da altri stili antichi, giusto? Deriva dall'italico, che è uno stile bellissimo, uno dei miei preferiti, forse il mio preferito, che però si fa con un altro strumento. Se volete vederlo, dovete scriverlo nei commenti. E se questo video riceverà abbastanza interesse, magari potremmo pensare di farne un altro dove andiamo a vedere però gli strumenti che stavolta Eloisa mi farà vedere, quelli sì, antichi, quelli strani, un po' pazzi, e la metteremo in super difficoltà. Grazie Eloisa, grazie per essere venuta sul mio canale, speriamo che tu non torni mai più. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo che se volete seguire Eloisa potete trovare qua sotto in descrizione tutti i link per andare a vedere i suoi profili social e anche tutti i lavori che ha pubblicato, così potete spulciare e sapere tutti i suoi segreti. No. Molti segreti. Molti. Grazie mille per aver visto il video. Fai la tua la conclusione. È il tuo momento. Devi solo salutare. Vai, vai, vai. Ce la faccio. Ce la puoi fare. Sono tutta rossa. Vai. Ce la faccio. Ciao.